Il prezzo del petrolio cala per il quinto giorno consecutivo dopo che il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, ha detto che i prezzi sono troppo alti e un sondaggio ha indicato che le scorte sono aumentate al massimo degli ultimi 21 anni negli Stati Uniti, il primo consumatore di greggio al mondo. Di questo parlo con Lorenzo Paloscia, trader e gestore di Etruria Capital Management, eccezionalmente non in collegamento dal Chicago Board of Trade, la borsa più vecchia del mondo per la compravendita di contratti futures e opzioni, dove di solito lo troviamo perché è lì che lavora, ma dalla sua città natale, la mitica Prato, Nicore della Foscana. Sei tornato a Beh, casa, sì, Lorenzo. sono a casa, sì. Com'è Prato? Insomma, la situazione economica, mi sono fatto un giro in centro e insomma sono rimasto un pochino colpito dai tanti negozi chiusi, ecco. D'altronde è una differenza muoversi da Chicago a Prato, all'Italia della crisi. Vediamo questo petrolio. I futures sul West Texas Intermediate a New York calano dell'1,3% al minimo di oltre 3 mesi. Al-Naimi, appunto, il ministro del petrolio del paese maggiore produttore al mondo, l'Arabia Saudita, ha detto che i prezzi sono alti e questo già di per sé è sufficiente. In più, sul prezzo del petrolio pesano le previsioni che suggeriscono un aumento delle scorte americane fino a 377 milioni e 800 mila barili. Sarebbe il massimo dal settembre del 1990. Dunque, queste, Lorenzo, sono le ragioni che spostano il prezzo del petrolio oggi. Beh sì, diciamo che okay, le previsioni darebbero appunto, come dici te, un livello scorte estremamente elevato. Dall'altro lato le parole di Ali Naimi mettono ulteriore pressione al ribasso dei prezzi, però l'OPEC non mi sembra così influente come lo era qualche anno fa, proprio perché gli Stati Uniti e il Canada, grazie alle nuove tecnologie, riescono a estrarre molto petrolio dagli scisti bituminosi e dalle sabbie bituminose che fino a qualche anno fa, insomma, erano economicamente e anche tecnologicamente non sviluppabili. Quindi, insomma, il peso dell'OPEC è un pochino ridimensionato. È sempre importante, ma un pochino ridimensionato. Bisogna considerare anche che l'azionario, che comunque fa sempre da leader, no? Sull'idea di trascinare anche le materie prime dietro, in questo caso l'azionario sono 2 o 3 giorni che insomma sta perdendo abbastanza. Il greggio per consegna a giugno cala fino a $95,90 il barile nelle contrattazioni elettroniche al New York Mercantile Exchange, è il livello più basso dall'inizio di febbraio e i prezzi del greggio sono in calo dell'1,5% dall'inizio dell'anno. Il Brent, il petrolio europeo trattato a Londra, quota $110,90 il barile. Il differenziale tra i due, lo spread, anche in questo caso tra i due, è dunque di circa $15, qualcosa in più ai $15. Sì, lo spread si muove ormai in un range piuttosto ampio, cosa che in passato non era. E questo è dovuto al fatto che si è formato appunto quel tappo a Cushing in Oklahoma, dove viene consegnato fisicamente il petrolio che viene scambiato a New York, al NYMEX, quindi il WTI. Questo fa sì che ci sia un eccesso di offerta appunto di petrolio che arriva dal Canada e dal Nord Dakota via oleodotto principalmente, perché negli Stati Uniti insomma il petrolio si muove direi per la stragrande maggioranza via oleodotto. Questo fa sì che si blocchi lì perché non ci sono sbocchi verso le zone dove c'è maggiore raffinazione, una delle quali appunto è il Golfo del Messico, insomma tutta la zona del sud del Texas e della Louisiana, dove ci sono la maggior parte delle raffinerie americane, insieme all'est nord-est degli Stati Uniti. Questo ha creato appunto una situazione in cui il Brent continua a rimanere estremamente, direi, più elevato del WTI, anche se sarebbe di una qualità inferiore, quindi in teoria dovrebbe costare meno.
L'Arabia Saudita, appunto il primo esportatore di petrolio al mondo, pompa 10 milioni di barili al giorno, che è un passo molto vicino al massimo di 31 anni, secondo i dati ufficiali. Dunque l'Arabia Saudita adesso sta aumentando la produzione. Eh sì, diciamo, il motivo è piuttosto geopolitico, nel senso che con la situazione in Iran, e sappiamo bene che l'Iran e l'Arabia Saudita, diciamo che usiamo fra virgolette, non si vogliono tanto bene, non voglio dire che si odiano, però siamo molto vicini. E quindi, insomma, si è profilata questa situazione in cui l'Arabia Saudita si è schierata apertamente con l'Occidente e quindi fa di tutto per sopperire alla situazione dell'embargo del petrolio iraniano, e quindi sta cercando di dare una mano alle economie occidentali, deprimendo ulteriormente l'economia iraniana, per la questione del nucleare, insomma. Dunque, se le condizioni macroeconomiche mondiali rimangono calme, diciamo come sono adesso, insomma, non un'economia spumeggiante, e le trattative con l'Iran sul programma nucleare non deragliano, c'è una buona probabilità che l'Arabia Saudita riesca a spingere il prezzo del petrolio OPEC al di sotto dei 100 dollari, mantenendo appunto alta la produzione come sta facendo. Il prezzo del petrolio OPEC, che è un prezzo medio dei principali gradi di greggio prodotti dall'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, era a 110,12 dollari ieri 7 maggio 2012, secondo quanto appunto si legge sullo stesso sito dell'OPEC. Sì, onestamente i 100 dollari sono più che sufficienti per tutti i paesi OPEC per guadagnarci bene. Forse l'unico che non ci guadagna così bene è il Venezuela, perché ha un petrolio piuttosto pesante e di una qualità insomma inferiore agli altri. Però gli altri onestamente col petrolio a 100 dollari guadagnano molto bene. Quindi insomma il giochino è sempre il solito: l'Arabia Saudita controlla, diciamo, al potere di controllare meglio il prezzo del petrolio, e questo farebbe sì probabilmente che il petrolio possa anche scendere bene al di sotto dei 90 dollari, che al momento viene considerato come un livello piuttosto difficile da passare. I prezzi della benzina in America sono calati al di sotto del massimo annuale da 3 settimane perché le raffinerie hanno ripreso appieno l'attività dopo le operazioni stagionali di manutenzione. Il prezzo medio della benzina in America cala dell'1% a 3 dollari e 78 al gallone. Un gallone è poco meno di 3 litri e 8. Quindi, a prezzi americani, la benzina in Italia costerebbe circa 1 dollaro, cioè 78 centesimi di euro invece degli attuali 1,80 euro. Verrebbe la voglia di chiedere ad Al-Naimi di dire che la benzina in Italia è troppo cara per vedere se il prezzo scende. Sì, no, in Italia mi sembra intorno al 60% del prezzo pagato dal consumatore è tasse e accise. Addirittura paghiamo le accise sulla guerra in Abissinia, sul disastro del Vajont, sul terremoto dell'Irpinia, il decommissioning del nucleare che abbiamo deciso di rinunciare negli anni 80. Insomma, tutte queste cose. Non si sa per quale ragione, o comunque si sa perché insomma il governo sa che non si può fare a meno della benzina, e quindi è un bene di primaria necessità, e quindi ci aggiunge sempre un pezzettino, una cosa nuova da far pagare ai consumatori. In America le tasse sono decisamente più basse, e quindi il prezzo, come vedete, è 4 volte inferiore a quello che c'è in Italia, insomma. Quindi la conclusione su questo argomento è sempre la stessa, insomma, anche se il petrolio cala, la benzina difficilmente lo seguirà. È molto probabile che la benzina in Europa rimanga comunque a livelli più alti rispetto a quello che era magari un anno fa, 2 anni fa. Siamo il paese al momento, probabilmente in Europa, che paga la benzina più cara di tutti, insomma. Eccoci, Alla pari con la Grecia. Abbiamo infatti. avuto oltre il 9% di aumento da inizio anno, la Grecia oltre il 10% e il prezzo è intorno appunto all'1,80 euro al litro.
Lorenzo Questo. Paloscia, sì, volevi aggiungere Lorenzo, vai. No, dicevo che questo è sicuramente un freno all'economia italiana che già sta soffrendo e la mia opinione è che invece di aumentare ulteriormente la pressione fiscale, quindi anche di beni di consumo, sarebbe opportuno forse rivedere un po' le politiche per tentare di dare una spinta invece che deprimere la già scricchiolante economia italiana. Insomma, questa è la mia opinione, poi ovviamente. Chi comanda ha delle idee diverse dalle mie. Allora, goditi le vacanze a Prato. Lorenzo, grazie comunque per essere stato con noi. Lorenzo Paloscia è trader e gestore di Etruria Capital Management. Arrivederci. Ciao.